Le spondilole a basso angolo in metallo, note dagli anglosassoni anche con il termine di shoulder planes, sono delle pialle particolarmente utili e che trovano diverse applicazioni nell'ambito della falegnameria. Vediamo insieme come sono fatte e che tipo di utilizzi trovano. Le spondilole in metallo sono di norma disponibili in diverse dimensioni. Ne sono alcune particolarmente grandi, come questa, la cui larghezza della lama è di circa 3 cm, intermedie, come questa, ed infine più piccole, particolarmente maneggevoli e utili, come queste che vengono chiamate bull nose, per la caratteristica del muso anteriore particolarmente, diciamo, piccolo. La parte anteriore, nelle piale come queste, nelle bull nose, può essere rimossa svitando l'apposita vita e utilizzando la pialla come una sorta di scalpello, cosiddetta chisel plane, per poter raggiungere gli angoli più difficili. La caratteristica strutturale delle spondiruole in metallo a basso angolo è il fatto di avere la lama che si trova perfettamente a filo con i fianchi della pialla. Questi ultimi sono a squadra con la suola. Questo consente alla pialla di lavorare anche su battute. La lama di solito è tenuta in posizione da questo lever cap o piastra di bloccaggio. La lama ha una forma T. Lavora con lo smusso rivolto verso l'alto e la sua larghezza è leggermente superiore alla larghezza del corpo della pialla. Per un corretto funzionamento della spondilola a basso angolo è fondamentale che la lama fuoriesca in maniera uguale sui due lati della pialla. Per poter controllare questo, utilizzate un pezzettino di legno di scarto strofinandolo sulla suola della pialla, prima da un lato, poi dall'altro. Se la resistenza offerta dal pezzetto di legno è uguale sui due lati, la lama è ben posizionata. Il tipico utilizzo di una shoulder plane in metallo è quello, per esempio, di squadrare o allargare una battuta realizzata in precedenza. Per il suo tipo particolare di conformazione, la pialla può essere utilizzata anche coricata su un fianco. Questo ci consente di allargare e lavorare sul fianco destro della battuta. In virtù della configurazione a basso angolo, la pialla è ideale anche per regolare e lavorare battute traverso vena, come in questo caso. Uno degli impieghi principali della shoulder plane, da cui prende poi tra l'altro anche il nome, in quanto shoulder significa in inglese appunto spalla, è quello di lavorare le spalle e le guance dei tenori per poter, diciamo, rifinire al meglio la loro superficie e per poter garantire una giunzione ottimale con la mortasa. Per poter lavorare sul tenone utilizziamo un aggiustatore, questo ci consentirà anche di evitare lo strappo di fibre in uscita. Lavoriamo prima sulla guancia. Da un lato e dall'altro. Poi lavoriamo sulle spalle. Grazie.
La spondilola a basso angolo può essere utilizzata anche per lavori, diciamo, in generale, come per esempio quello di smussare leggermente un angolo.